Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Sensazione Ultra di Gali. Lui è un artista che, se andiamo a ritroso nel tempo, mi piaceva e anche, diciamo, non poco. Vabbè, non dico proprio le robe trap del 2016, ma magari anche progetti come album personalmente mi sono piaciuti tanto. Poi con DNA ho incominciato totalmente a strizzare l'occhio al pop, e non che sia una cosa brutta, ma per quanto riguarda i miei gusti mi ha fatto un po' perdere interesse nella sua musica. Ora è uscito questo album qui, Sensazione Ultra, 20 maggio, 12 tracce. Io comincerei subito l'ascolto con Baina, ma prima di farlo vi ricordo di lasciare un mi piace nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, perché dopo ve ne scordate, ma soprattutto di iscrivervi al canale. Allora, c'è anche lo... Ok, non è italiano. È la prima strofa di Gali totalmente in arabo. Mediterraneo. Ok, un po' di italiano. Ok. Immagina il corano nella radio. Non parlan bene di noi notiziario. Tu sogni l'America, io l'Italia. La nuova Italia. Che dire, nella prima parte c'è la prima strofa, leggevo anche qui grazie alla storyline di Spotify, totalmente in arabo di Gali, così come anche il ritornello. Poi la seconda invece è italiana. Una cosa interessante che stavo leggendo adesso su Genius, diciamo la storia di questa canzone, e ha detto che fondamentale per il suo disco è stato il viaggio in Tunisia. Lì ha conosciuto un producer, Rat Chopper, che a sua volta gli ha presentato un ragazzo povero di cui si stava prendendo cura, uno con una voce pazzesca a sua detta. Essenzialmente tutti insieme stavano lavorando a questo pezzo. Per finirlo, Gali li aveva invitati in Italia, ma quel ragazzo ha detto che è scomparso ed è scappato, nonostante appunto Gali per la collaborazione gli aveva anche offerto una somma di soldi, insomma, non indifferente, nonché la possibilità di cambiare vita. E questo comunque ha detto che l'ha fatto riflettere su come la situazione in Tunisia sia proprio pesante per i giovani che vogliono scappare da tutto a priori. Per il resto, molto introspettiva, ci sta, non mi è dispiaciuta, andrei subito con la seconda, che è bravo. London on the track. No, da me io non me l'aspettavo. Mezzo milione per lo show. Come potrei mai dire? Va bene. I tuoi amici, sì, sì, sì. Li mangiamo, sì, sì, son. Oppure come biscuit. Sono i dislimani, i miei selli. Supermodel free, bitch. Shut up, please. Non si vede il vero trucco, è un trick. Anni fa m'han detto canta che passa. Ma non mi passa, sono ancora qua. Va bene, ragazzi. Cosa c'hai? Ora non mi fa. Travis Scott flow. Va bene. Molto carina questa, mi ricorda un po' lo stile di Gali un pochino più vecchio, anche quando faceva un po' roba più sulla trap. E proprio per questo la produzione è di London on the Track. Per chi non lo conoscesse, è un producer americano, secondo me uno tra i più forti e uno tra i miei preferiti. Mi è piaciuto tutto il mood del pezzo, il ritornello molto catchy, ti entra subito in testa. Per questo è una hit, andrei con la terza, che è Fortuna. Qualcosa mi dice di no. Ah, ok, capito qual è. Ehi, fortuna, fortuna che oggi non c'è la luna. Benvenuta nella mia follia, yeah, yeah, yeah. Ci posso stare? Fortuna, fortuna che non ti fidi di me. Meglio se te ne vai, anche se nei momenti deboli tu mi hai. Fortuna, fortuna. Ritornello è carino. Oggi non c'è la luna. Questa, se non sbaglio, era anche uno dei singoli estratti pre-album. Non l'avevo mai ascoltata, però da qualche storia, insomma, mi era capitata sotto le orecchie. E vi dico che sicuramente le influenze di The Weeknd e magari di canzoni come Blinding Lights si sentono tanto. Anche se poi, a dirla tutta, nel ritornello la stravolge un po' quella wave. E secondo me il ritornello effettivamente ti entra in testa. Per il resto, questa canzone non è proprio nelle mie corde, non è quello che mi ascolto di solito. No, qua siamo un po' sempre su quel fatto che, per quanto mi riguarda, non lo apprezzo Gali quando è troppo pop. In questo caso lo è, magari lo fa anche bene, però a me non fa impazzire. Andiamo avanti con la quarta, che è Free Solo con Marrakesh. Non è così in teoria. Va bene. Questo perché sereria. Non posso offendere Dio, ma tu non puoi mai la mia. Va bene. Pagato e non sa chi tu sia. Attenzione. Ora che compro la casa dove mamma andava ogni giorno a pulire. Ho il vuoto sotto come Free Solo. Va bene. Ora non posso rispondere. Ecco Marra. Tra la noia e la routine, ora vedo i fantasmi come cani. Citazione a Kinsey Ghost. Solo un'altra figura in merda. Salvini che va in Polonia. Quanto spacco, Robert Pattinson, figurino.
Ci sono tante cose da dire, partiamo da questa se non me la scordo. Da quanto ho capito, la produzione di questa canzone è un type beat che Gali aveva richiesto 2 anni fa, dicendo: wow, fate i type beat, il più bello lo metto nell'album. Effettivamente l'ha fatto, e questa, secondo me, è una cosa figa, perché comunque, pensate come si immagina il ragazzo che ha detto: ma sì, fammi partecipare a sta puttanata, e poi è finito in studio con Gali, quindi tanta roba. E secondo me la produzione non è neanche malvagia, e soprattutto si è ritrovato sul beat anche Marrakesh come se nulla fosse. Comunque, al di là di questo, in generale tutto il pezzo mi è piaciuto, non è male. Mi soffermerei soprattutto su una barra di Gali che secondo me è stata devastante: sto a Milano col feat che hai pagato e non sa chi tu sia, tra parentesi. Vabbè, tralasciando questo, potrebbero essere tantissimi riferimenti, perché ormai in Italia questa cosa di pagare i feat esteri sta incominciando a essere anche gettonata. Però leggevo adesso tra le note di Genius, e penso anch'io che sia così, che si stia riferendo soprattutto a Capo Plaza, perché nel suo album Plaza ha chiamato Ganna, appunto pagandolo, e invece Gali era alla sfilata con Ganna, che magari ci ha anche parlato così in amicizia. Però prescindere da questo, perché proprio Capo Plaza? Perché tanto tempo fa, quando Plaza era ancora un emergente, Gali l'aveva messo sotto contratto con la sua Sto Records. Poi non ho mai capito per bene cosa fosse successo, però si sono divise le strade. Secondo me questa è stata una bella frecciatina, che più che una frecciatina è proprio l'arco che gli ha buttato appresso. Tralasciando questo, anche la strofa di Marra secondo me non è per niente male. Apprezzo molto la citazione a Kanye e Kid Cudi con Kids Ghost, però ci sono veramente tante altre citazioni. Bel flow, belle metriche, insomma poco da dire. Free Solo è uno stile di arrampicata solitaria e senza alcuna protezione, cioè praticamente stai a fall in però con la tua vita, magari anche un po' il concept della canzone. Andrei avanti con la prossima, che è Walo, Tunisia Going Hard. Oh, XXXTentacion. Mamma mia. Come fosse l'aeroporto. Ah, con questa roba addosso. Ehi, con questa roba nel corpo. Mamma mia, regà, questa itta. Pronto per lo shock. Sono ancora sotto shock. Oh, è Playboy Carti veramente. Molto molto particolare. Questo era un altro singolo estratto dall'album, quindi avrei dovuto conoscerlo ma non l'avevo mai ascoltato. Partirei proprio dal ritornello, questo Medarnawelo. Cosa significa? Non abbiamo niente. E diciamo che si riferisce appunto a quando magari qualcuno lo ferma per strada, sai, per l'aspetto fisico, per la carnagione, insomma sempre sulla roba del razzismo. Per il resto la produzione è tutta molto cupa, sembra quasi una canzone uscita da SoundCloud. Mi è piaciuto perché anche la sua attitudine è molto cattiva. È prodotta da Fauzi, che leggeva adesso era un suo socio ai tempi della Troupe d'Elite, con cui non collaborava dal 2015 col singolo Mamma. Io andrei avanti con la prossima, che è Moon Rage. Travis Scott di brutto. Vengo dalle ceneri, costi giù gli occhi, Torino shit, mia mamma mi benedì, sto facendo Wall Street, non penso nel bullshit. Molto carina anche questa. A sto giro secondo me le influenze di Travis Scott sono veramente tantissime, nei flow che prendono, nel ritornello, nel come l'autotune viene applicato. Quindi questa cosa è carina, e non è neanche la prima canzone in cui le sento così tanto. Qui c'era un featuring, mi sono scordato di dirvelo, Axel, che da quanto ho capito è un ragazzo di Torino senegalese che sta imparando l'italiano leggendo manga giapponesi tradotti nella nostra lingua, quindi questa cosa è fantastica. Giocava prima a calcio, ha avuto un infortunio all'occhio e ha dedicato, cioè ha incominciato a dedicarsi alla musica. E proprio qui magari c'è anche la barra, era già tutto un piano di Allah, che è comunque una cosa molto carina. Comunque a livello di sound mi è piaciuto, il ritornello molto carino. Andiamo avanti con Pare, che è featuring Madame. Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. I tuoi occhi sparavano raffiche. Ok, attenzione. Una faccia che non mi dimentico. Fai come ti pare. Bella la produzione. Va benissimo. Papà non mi ha insegnato niente, anziché niente per sempre. Ehi. Sperimento solitudine. Ho una brutta attitudine. Ehi. Fai come ti pare, pare, pare. Che è il vero cattivo. Questo è il massimo pericolo.
Ma secondo me, regà, non è per un cazzo male neanche questa, soprattutto per la produzione, che secondo me a sto giro è veramente figa, bello anche il ritornello, e in questa canzone diciamo che il tema è il bullismo. Secondo me ci sta molto, c'è anche una piccolissima parte di Massimo Pericolo alla fine, gridata. Andiamo avanti con la prossima, che è Crazy. Picchiare il mondo, tu come ti chiami? Ok. Sono in giro a far danni da miliardi di anni. Ripeti 10, 100.000 volte cose che... Beh, insomma. Ti vedo bene ultimamente. Bella atmosfera e bella gente. Il tuo male è stupefacente. Dammi anche l'altra metà. Dopo che ti ho dato tutto, sincero io pensavo bastasse. No, questa mi sento di dire che è la prima che non mi è piaciuta. Non che sia brutta, però il discorso è sempre quello, un pochino troppo pop per i miei gusti. Comunque, per quanto questa possa sembrare a primo ascolto così una canzone che parli di amore, o comunque sai, di una ragazza, in realtà è praticamente dedicata al mondo e al fatto che noi umani anno dopo anno, ma in realtà giorno dopo giorno, lo stiamo completamente mandando a fanculo. Boh, vabbè, noi andiamo avanti con la prossima che è Peter Parker. Con Digital Astro. Oh, Ronnie J. Scintille fanno fiamme, certe cose ci metti più a dirle che a fare. Ok. Corro, corro come Peter Parker, Va bene. con i sogni nelle scarpe. E se ti senti Ok. come me, dragoni come Thunder, incantata o del Ketama, scegli quale vale. Poi curo le mie piantine come fosse un farmer. Dal vendere pezzi sto comprando pezzi Ha d'arte. un Se ci metti flow più a che dirle già ho che a sentito. farle, farfalle dietro sbarre, correndo per le trenches come Va Peter bene. Parker. Papà in ospedale, mamma aveva Ok. due lavori. Dormivamo in macchina fuori dalla stazione. Il primo treno per Milano. Avevo guardo a fianco, sai, sono cambiate le cose. Carina, ci sta, non mi è dispiaciuta. L'unica cosa è che per tutta la canzone usano un flow, che è quello del ritornello, che ho già sentito da qualche parte. Pensavo fosse il mood di Yan Dior, però in realtà è un pochino diverso, ma sono sicuro che un nome uscirà, ma non mi viene al momento. La produzione comunque di Ronnie J è carina, ci sta. C'è questo featuring di Digital Astro, che è un ragazzo di cui ho sentito parlare tanto. Io vi dico che sì, ho provato ad ascoltare qualcosa di suo, ma non mi convince. Continua a non convincermi anche in questa strofa. Per quanto sia rappata bene, comunque anche a livello di sound ci sta, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince del tutto. Andiamo avanti con la prossima che è Voilà, bugia, perché io l'ho già reactata, quindi vi lascio il link di alla reaction di Voilà in descrizione. Andiamo avanti con Drari. PTSD, non ti basta un SOS qui. Flow UK Drill. Sono uscito dal gulag, mi sbatti da quando ero in culla. Ale, I don't know why, ole, I'm so Va high. bene. Cerebrali come nel Rai. Vita mia bom bom, il mio cuore batte bom bom Va clap. Tanto che bene. non... One, two, three, four, five, chiamo mio amico, arrivo là, hai fatto di rivo, very nice. Carina, è la prima canzone dell'album, penso anche l'unica che abbia influenza UK Drill, perché per esempio la prima strofa di Galli è rappata così, anzi no, è il post ritornello, perdonatemi. Comunque avete capito un po' quello che intendo. Ci sta, in realtà mi aspettavo qualcosina in più dalla strofa di Baby Gang, però vabbè, non che abbia fatto male, però mi aspettavo di più. Mi sa che di questo è uscito anche un video, vabbè, comunque diciamo che ho preferito altre canzoni in questo album. Finirei con l'outro che è Sensazione Ultra. E fai stare tutti sull'attenti, da non fare cose mi Bello il spaventi. mood. Le Sei gelosa di un'altra new entry. influenze di Travis Chiudo Scott gli sono occhi, resti dentro, tantissime. fammi esempi. Mi fai girare l'anima su una Va roulette bene. russa. Sensazione ultra. Ok. Cosa pretendi da me? Del futuro che ne so. E non mi interessa cosa c'hai. Voici nella testa cosa. Why? Questo è l'outro del disco ed effettivamente, come dice la storyline, è una ballad psichedelica con cui si conclude il viaggio dell'album. Il brano è stato scritto e registrato in freestyle sotto effetto di sostanze psichedeliche. Beh, che dire, Gali, drogati di più. A parte gli scherzi, la canzone mi è piaciuta, bel mood, soprattutto una bella outro. Alla fine della canzone c'è un ticchettio che, appunto, come dice sempre Gali nella storyline, rappresenta il fatto che ti stia per svegliare da un viaggio ultraterreno, quello che appunto dovrebbe essere l'album. E quindi questo concept, insomma, di mettere un altro così mi è piaciuto molto. A prescindere da tutto, penso anche che sia una delle canzoni più valide dell'album. Che dire quindi in generale di tutto il progetto, personalmente mi è piaciuto. Non è per niente male, se
ripenso a DNA, lo ritengo nettamente superiore. Però a prescindere da questo, parlo di uno che non segue Gali neanche chissà quanto e che ha ascoltato questo album con zero hype. Vi dico che non mi è dispiaciuto, secondo me ci sta un sacco per quello che vuole essere. Una cosa che apprezzo molto è che è riuscito, secondo me, a spaziare molto bene. Ha messo i pezzi per fare streaming, per fare i numeri, quelli che magari piacciono un po' di più alla sua fanbase più 2016 per intenderci, e in generale anche qualche canzone magari un pochino più che esce fuori dagli schemi. Quindi secondo me il progetto ci sta. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto? Qual è la vostra canzone preferita? Avevate hype il vostro featuring preferito? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, il mio profilo TikTok, il mio canale Telegram, mi raccomando entrate, le playlist, insomma tutto quello che di cui avete bisogno. Condividete questo video con quanta più gente volete, potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.